io volevo parlare proprio di questo oggi in live, cioè del fattore voglio e del fattore ho bisogno di una scheda. Perché ovviamente sappiamo benissimo che le 3000 sono, per chi ha già una serie 2000, non un bisogno, bensì sono una voglia. Un semplicissimo sfizio e voler di vedere quegli FPS che salgono. Perché parlandoci chiaramente, credo che a tutti quanti vada bene ancora oggi una 2060 o, volendo esagerare, una 2070 Super. Il fatto di prendere... Ci sa chi gira ancora con una 1660, che è comunque una scheda nuova. Bravissimo. Ma comunque ci abbassa e ci riesce a giocare benissimo. Bravissimo. L'anno scorso praticamente io ho venduto la 970 a Peppe, a quella, a It's Krauso, per esempio. Sì, sì. E comunque lui ci gioca ancora benissimo. Me l'ha detto pure l'altra volta, le prime volte in live. Il problema è che ormai siamo talmente portati a voler avere la cosa più grande, più veloce, più bella, più migliore, passami il termine, e quindi la gente è disposta anche a o a scapicollarsi o ad uccidersi o a spendere 400 euro in più per ottenere quella cosa migliore magari prima di qualcun altro. Ciao Peppe, buonasera. E la stessa cosa... Il problema è seguire la moda. Cioè, anche il trend della scheda c'ha 40% di prestazioni in più, non è vero, però c'ha tutte queste prestazioni, ma non ti serva, cioè. Bravissimo, perché io credo che pochissime persone, davvero una minimissima parte, riesca a innanzitutto permettersi e secondo possiede uno schermo 4K 144 Hz al giorno d'oggi. La stessa cosa, secondo me, va anche per i processori, secondo me. La stessa cosa dei nuovi processori di AMD. Io, per esempio, ho capito che il fatto di voler comprare il 16 core nuovo di AMD sarebbe più una voglia, non un bisogno. Perché la domanda che devi farti in questo, quando vuoi fare un upgrade al PC, la domanda che ti devi fare è: il mio PC fa quello che voglio alla velocità a cui mi serve? E Peppe mi dice: sono curioso di vedere le big navi. Peppe, stavamo parlando proprio di questo topic io e Ernesto, cioè che se le big navi riescono a dare delle prestazioni simili alle RTX 3000 o comunque super giù, diciamo qualcosa così, e costano un pochettino di meno pure e ci sono soprattutto in stock, la gente potrebbe essere portata ad acquistare quelle e a cancellare il preordine delle RTX 3000, perché Nvidia la sta tirando davvero per le lunghe e dalle mie parti si dice: chi troppo la tira la spezza. E nulla, la situazione è semplicemente greve. Ma molto molto greve. Io ci sto pensando se hanno buone prestazioni, sinceramente. Peppe ha perfettamente ragione. Perché, per esempio, una persona come Peppe, che ci lavora col PC, cioè gli stanno facendo anche un danno proprio dal punto di vista lavorativo. Certo, infatti ci sono professionisti che hanno proprio bisogno, bravissimo, di una scheda che magari lavora con determinate prestazioni, ma... cioè il 90% dell'utenza che ha fatto gli ordini, preordini, non ne ha bisogno. Questo è vero. È appunto il fatto della, come stavamo dicendo prima, della moda di voler acquistare la nuova scheda. Ciao Arcane. E Peppe dice: ho solo qualche dubbio sui driver. Per quanto riguarda i driver, dobbiamo aspettare, purtroppo, per le nuove RX 6000. Anche se, oddio, AMD secondo me ha preso la strada giusta con questa generazione, sia di processori che di schede grafiche, perché si è rimboccata le maniche. E oltretutto, cosa molto interessante, la GPU che è stata mostrata durante la conferenza, Erne, forse non era neanche la big Navi grande. No, certo, giustamente qualcosa devono conservarsi per... Bravo, perché c'è... Vero, perché c'è già qualche leak sulle la nuova Big Navi, quella da 16 GB, perché è stato trovato questo chip particolare comunque in rete. E la cosa interessante, molto molto interessante, è che probabilmente avrà delle frequenze che arrivano fino ai 2.4G 2300 MHz. Comunque ho letto 300 in più della 3080. Sì, che poi vabbè, non possiamo fare la comparison tra CUDA con Restream Processor, certo. Assolutamente, questo no. Però diciamo che sono valide anche quelle. Sì, e in quel caso praticamente potrebbe entrare in gioco il fattore bisogno, non voglia.
in quel caso, perché dici va bene, io ho bisogno della scheda grafica, i driver vabbè passano in secondo piano dal punto di vista della disponibilità e quindi prendo quella là. La 3070 sarà annunciata il 29, e se per la 3070 ci sarà lo stesso casino della 3080 e della 3090, sarà molto molto più difficile accaparrarsela di queste due schede, perché perché costa di meno, ha le stesse prestazioni della 2080 Ti più o meno, e la gente in quel caso vorrà quella scheda e sarà disposta a pagare anche il doppio per ottenerla. Sì, ma a prescindere, una scheda che costa, diciamo, relativamente poco, mm-hmm, attira anche più utenza, perché giustamente non tutti possono permettersi quella da 900 euro, 700 euro. Ho sentito che Nvidia non venderà più le Founders Edition sul proprio sito, ma questo accadrà già per la 3070 in Italia. Questa cosa è stata semplicemente confermata per gli Stati Uniti, non è ancora confermata in Europa, perché in Europa c'è proprio il rivenditore ufficiale di Nvidia, c'è proprio il dispatch, possiamo dire, il centro di smistamento Nvidia. Ma il problema è che nemmeno la 3080 è stata venduta in Italia, Founders Edition. Bravo, infatti, ma io credo non ci sia proprio arrivata in Europa la 3080, no, da questo punto di vista, lo sai? Solo quelle per i recensori sono arrivate, ma saranno, penso, 3 in tutto il territorio nazionale, forse. Ma tu hai, oltretutto, se vedi il canale, quello della recensione della 3080 Strix che ti ho mandato, non so se hai sentito cosa stava dicendo il recensore all'inizio. Che gira fra i vari recensori. Bravissimo. Cioè, praticamente è così, non è che ne puoi mandare, ci sono 30 recensori in Italia, ne mandi 30, quando poi al negozio ne mandi 6, cioè, vero, questo è vero. In pratica ci sono pochissimi esemplari che girano tra tutti quanti i recensori. Ciao Ciro, buonasera. Sì, era per capire dove devo andare a piazzarmi il 29 ottobre, e diciamo che il 29 ottobre ti devi piazzare qua sul canale Twitch, perché vediamo la presentazione, nel caso se effettivamente la presentano, comunque vediamo un po' com'è l'andamento della vendita. Comunque, a parte noi gamers, Nvidia sta facendo un grosso danno ai negozi che cambiano assemblando PC. Sì, questo è vero. Perché ieri, appunto, come ho detto prima Ernesto, ho fatto vedere dei leak che sulle scorte di schede grafiche. Cioè, se ad esempio erano state ordinate 2000 Asus TUF, solamente 60 erano in arrivo nei negozi, ma non in un singolo negozio, 60 per tutti i negozi. Non stanno assemblando più niente perché tutti attendono le nuove schede. Questo è vero. Io spero che sia semplicemente una questione di Covid. Credo che sia semplicemente una questione di rallentamento della produzione, appunto, per quanto riguarda, cioè, che è stata causata dal Covid, e che non sia, come abbiamo detto prima quando non eravamo ancora in live, una questione di voglio cacciare prima il prodottone, voglio battere AMD sul tempo, però alla fine non c'ho i pezzi necessari per sostenere una domanda abbastanza importante, perché come ha detto Ernesto giustamente, Nvidia lo sapeva che a quel tempo, che quando l'ha annunciata a quel prezzo, la gente si sarebbe davvero scapicollata per andare ad acquistare una scheda grafica, e purtroppo credo che ci abbia preso un pochettino in giro, perché io voglio anche aspettare un mese, ma ormai stanno passando, oggi è esattamente un mese dal giorno in cui ho ordinato la mia 3080, e sono sicuro che io sono ancora 240esimo in lista d'attesa su Drago, e quindi è un mezzo casino veramente. Poi c'è, come abbiamo detto prima, Ernesto, ripetiamo tutto il discorso, il fatto di AK Informatica, questo adesso non è assolutamente per fare dissing ad alcuni negozi, è semplicemente per evidenziare come noi consumatori non dovremmo essere presi in giro e non dovremmo essere presi dalla smania del voglio assolutamente quel prodotto. AK Informatica, dopo aver gonfiato i prezzi delle RTX 3000, li ha sgonfiati e poi li ha rigonfiati. Ad esempio, adesso ho visto un Asus Strix 10G, ossì ti viene a costare 1040 euro, quando Drago la vende a quant'era, Ernesto? 900? 949,90 più 10 euro di spedizione, che comunque sono prezzi alti, però sono giustificati dal fatto che è appena uscita e fondamentalmente non c'è ancora in negozio, in nessun negozio, quindi 960 euro magari sono giustificati dal fatto che non ce ne sono. Ordinato il 17 settembre su Drago, ero secondo in lista, oggi 20 ottobre ancora secondo, cioè più di un mese, manca una Strix è arrivata.
Sono arrivate le Strix, o sì, sono arrivate, ma non sono arrivate le Strix normali. Questa è fantastica come cosa. Poi c'è stato il casino dei condensatori. C'è stato il fatto che appunto le schede grafiche crashavano all'improvviso. Diciamo che il lancio dell'RTX 3000 è stato un bel po' problematico. E hanno detto alcuni analisti del mercato che i Ryzen 5000 faranno la stessa fine. Ma che brutto anno per la tecnologia. E niente, praticamente noi ci ritiriamo con le pive nel sacco. Perché alla fine chi ci va di sotto, chi ci va sotto, chi ci va di mezzo, siamo sempre noi consumatori. Io in primis, che ho comunque già pagato la scheda con PayPal, ma se mi girano le scatole, appunto, io ritiro il pagamento senza problemi. E Ciro ci risponde: posizione 109. Io sono sceso di un'altra posizione, sono a 123. 123, Ernesto. Io sono 120. Quasi curioso di andare a vedere anche la mia. Guarda, è un casino perché giustamente loro devono favorire chi ha comprato un computer preassemblato. Ovvio. È normale. Mm-hmm. E infatti ho visto delle stories dove fanno vedere un PC preassemblato adesso, non ricordo, sono 3090 forse. Però noi intanto qua aspettiamo. Che comunque stai spendendo sui vicino ai 1000 euro. Sì, appunto. È una cifra. Giustamente loro non hanno colpe perché non arrivano. E se non arrivano, non possono spedirle. Ma appunto, questo ti fa capire che è stato un problema di produzione. Alla base proprio. C'è sempre 240esimo. Non è un problema di Draco o Nvidia che non vuole vendere le schede, proprio che non arrivano. È un problema di produzione di Nvidia e forse dei costruttori terze parti. Ma ci dice Andrew: i Ryzen 5000 sono stati in preordine su Amazon per circa 20 ore, poi li hanno tolti. Tra l'altro, un mio amico l'aveva preordinato e Amazon gli ha annullato l'ordine dopo poche ore. Sì, questo è vero, a causa della scarsità dei pezzi. No, io credo più per il prezzo che per la scarsità, perché alla fine metti il preordine, me lo metti al prezzo minimo garantito, me lo lasci il preordine fin quando non torna, non c'è disponibile il pezzo. Non credo sia quello il problema, perché tu mettendo il preordine puoi lasciarlo il preordine, poi man mano li vai a... Allora aspetta, Peppe ci dà una bella iniezione di fiducia. Raga, io non vorrei scoraggiarvi, perdonatemi, ma se io sono secondo e ad oggi non se ne parla proprio, figuratevi voi 100, 140, no, infatti, 200, io la vedo proprio nera. No, ma infatti ha ragione. Io 120esima penso dover aspettare l'anno nuovo per la scheda. Dice... Ma infatti io comprerò una 2000, io devo farmi il PC da zero, prenderò una 2000 e poi aspetterò la nuova. Dice Andrew: sì, l'avevo ordinato per via del prezzo minimo garantito, però dopo qualche ora gli è stato automaticamente annullato da Amazon. Sì, ma questa cosa è già successa ad altri utenti che hanno anche commentato su Twitch, sì. Su YouTube. Sì, questo è un problema che c'è stato dappertutto. Come no. Può darsi pure che l'abbiano caricato per sbaglio, non credo, perché l'hanno fatto stare troppo tempo online. Però credo sia per via del prezzo, perché era un prezzo troppo pompato rispetto a comunque i prezzi che avevano annunciato. Perché non era nemmeno giusto. Allora, io magari avrei anche potuto preordinare il processore con la speranza che entro poi il 5, quando arrivavano questi processori, il prezzo magari sarebbe sceso. Ma non è giusto se poi il processore, che magari è stato annunciato a 400, me lo vendi a 600. Hanno annullato tutto forse per via del prezzo. Io credo e spero per via del prezzo, perché non era umano. Dice Peppe: secondo me G, questa cosa che hai detto, che Nvidia ha voluto anticipare AMD, gli si rivolgerà contro. E certo, ma già gli si sta rivoltando contro. Ma le posizioni che sono state guadagnate da molte persone nella lista d'attesa di Draco sono dovute a utenti che hanno acquistato la scheda e poi hanno annullato il preordine, perché voglio capire che c'è poca disponibilità. Questo sì, io lo voglio capire benissimo e ero pronto a questa cosa, ma che poi io dopo un mese dopo praticamente mi esce la nuova scheda grafica di AMD
e forse va più o meno come la 3080 e costa di meno, io un pensiero me lo faccio, un dubbio mi viene e comincio a effettivamente a dubitare della genuinità della buona fede di Nvidia. Non voglio esagerare, ma secondo me molte persone arrabbiate da questo lancio andranno su Big Navi, ma lo faranno proprio per sfregio. Oddio, non per sfregio, perché ok, si tratta sempre di spendere dei soldi e dare fiducia a un'azienda, a un prodotto. Sì, è un prodotto, è un produttore, scusami. E, sì, è possibile. Serve, ma non è un fatto proprio di sfregio, di ho bisogno di quella cosa. Se io la compro, lo stavamo dicendo prima, o è perché la voglio e quindi va bene, posso aspettare. Io vi ripeto, io la scheda l'ho ordinata non perché ne avessi bisogno, ma perché appunto volevo qualcosa di meglio di quello che ho, e quindi mi sta anche bene aspettare un po'. Se però mi serviva, è normale che a un certo punto dico ok, tu mi devi offrire un servizio, non me lo offri il servizio, e quindi pazienza, la scheda la prendo da qualcun altro. No, ma deve essere anche di lezione ad Nvidia. Scusatemi, perché non è l'unico produttore di schede video. Ok, magari AMD non raggiungeva certe fasce come prestazioni. Però comunque tu, diciamo, concorri con un altro produttore per una fascia medio-bassa, o comunque una fascia media. Una fascia media, sì. Non esisti solo tu. Mm-hmm, vero. Nel momento in cui tu la 3080, 3070 AMD caccia una scheda che approssimativamente ha delle prestazioni simili, ma ti sta bene se poi quelli che hanno fatto il preordine per l'RTX passano a Big Navi. Certo. Non puoi permetterti di annunciare, presentare una scheda a quel prezzo e poi non averne. Giustissimo. Non ne hai tu, non ne hanno i produttori di terze parti, non ne hai date ai negozi. Mi sembra una mossa un po' azzardata. Le persone vogliono la scheda, ma non vogliono aspettare. Io non penso di prendere Big Navi, perché vorrei vedere il fattore RTX, cosa che Big Navi non so se ha. Faccio la scelta giusta secondo te? Ma RTX, ma secondo me ce l'ha, la opteranno anche AMD per l'RTX. Allora, sì, questo è vero. Console, questo è vero, ma il fattore RTX, quindi il fattore ray tracing, cioè luce dinamica e riflessioni dinamiche, rifrazione e riflessione dinamica, non è un'esclusiva di Nvidia. È Nvidia che gli ha dato, a questo. Ha dato il via. Non ha dato il via, ha dato un nome particolare, perché già il motore di gioco il CryEngine della Crytek ha comunque un'implementazione di ray tracing. È Nvidia che ha in pratica inserito nella propria scheda grafica delle componenti che dovevano ottimizzare tutto il carico di lavoro per quanto riguarda il ray tracing. Sì, non capisco una cosa. Alcuni processori Ryzen 5000 portano un'architettura Zen 2. Quali processori? Quali Ryzen 3? 5000? Aspetta un attimo. È un po' strano. Allora, diciamo che Zen 3 è semplicemente un Zen 2 aggiornato, bravissimo. Hanno semplicemente cambiato il layout interno della cache. Stiamo parlando della stessissima architettura. Ovviamente i clock più alti sono dovuti al fatto che AMD, dopo 3 anni che ha presentato Ryzen, è riuscita a migliorare il processo manifatturiero, questo sì, e quindi i clock aumentano, perché appunto ci lavorano da 3 anni e quindi sono un pochettino più pompati, perché riescono a sostenere, li hanno spinti al limite, diciamo. Ma fondamentalmente stiamo parlando di un'architettura rivisitata. Però Ciro ci ha mandato un attimo questo link che andiamo a vedere. Però là si parla di processori per portatili. Sono processori per portatili. Ok, sì. Questo, quali sono però? Sono i 5. Perfetto, ma questo qua per il portatile, oltretutto non ho acceso la cam, per i portatili è una scelta consigliata questa, perché la serie 3000 andava molto bene sui portatili, tant'è che l'hanno adattata e l'hanno fatta diventare serie 4000. Sì. In pratica la serie per portatili di AMD è semplicemente una serie, un'architettura Zen 2 adattata alla piattaforma portatile, questo è tutto. Sono serie 4000, ma la serie 4000... Quindi il 4500U, il 4700U, tutta questa cosa qua. Sono degli Zen 2 che sono stati fatti esclusivamente per i laptop. Questo sì.
Ma sicuramente usciranno anche i 5000 per portatile. Sicuramente, sì. Uscirà il nuovo processore, lo adatteranno sicuramente per portatile, perché altrimenti i portatili rimangono indietro di un anno. Però sai qual è il fatto? Il fatto è che aumentando il clock, questo è giustissimo per ogni processore, aumenta anche il calore. La serie 3000, per quanto possa essere... avere un grande core count, è comunque abbastanza fresca come temperature. La serie 5000 AMD non ci ha proprio parlato di temperature, e io ho il leggero dubbio che possano essere dei processori un pochettino caldi, dato che hanno dei clock più alti, hanno comunque un sistema di un layout interno della cache diverso, potrebbero fare appunto più calore, quindi non hanno deciso di mettere solo la serie 4000 sui portatili, la 5000 rimarrà desktop, non si sa. Nvidia ha acquisito ARM, probabilmente applicheranno tale tecnologia sulla 3060? Non credo, non credo proprio. Per nulla, perché quando tu fai una... quando tu pianifichi e sviluppi una scheda grafica, non lo sai, ci vuole un sacco di tempo. Cioè, quindi la 3060 non è pronta da 2 mesi, la 3060 è pronta da almeno un anno. Ma un anno per mantenerci molto stretti con le tempistiche. Di solito quando si... allora, io credo che la serie 3000 fosse già stata pensata al lancio della serie 2000, perché la serie 2000 era il classico tick che fa Nvidia, nel senso che lanciamo la tecnologia e poi vediamo di migliorarla nella serie dopo. Infatti la serie 3000 è stata il tock. Nvidia ha sempre fatto questa cosa, una serie, diciamo, per anticipare, una serie piccola, tra virgolette, per anticipare la serie grande, e poi si ritorna di nuovo alla sperimentazione. Potremmo quasi dire, infatti, che la serie 700 fosse stata la serie grande, la serie 900 era stata un po'... la 900 era stata, come posso dire, un esperimento per la serie 1000, perché la serie 1000 era un ottimo overclock, cioè aveva delle ottime fasi in overclocking, aveva delle prestazioni molto molto alte, tant'è che la 2080 Ti si distacca di un 10% la 1080 Ti si distacca di un 10% dalla 2080, e quindi era talmente buona che hanno detto: ok, questa qui abbiamo chiuso un ciclo, adesso apriamo il ciclo RTX con la serie 2000. Quindi non credo che la 3060 avrà qualche nuova tecnologia. Probabilmente vedremo. Loro da poco hanno acquisito ARM e da poco hanno cominciato, secondo me, a lavorare alla serie 4000. Hanno cominciato più che altro a pianificarla, a dire quali caratteristiche avrà. La stessa cosa praticamente ha fatto AMD con la serie 3000. Cioè, nel senso, la serie 3000 è stata un grande botto, perché la serie 1000 era la novità, la serie 2000 è stata la miglioria, la serie 3000 invece è stata il botto grande, perché i processori della serie 3000 vanno ancora benissimo oggi. Cioè, io non mi lamento al fatto del mio processore, sia per giocare che per il lavoro che faccio con la CPU. La serie 5000 è stato un miglioramento, e la serie a 5 nanometri appunto sarà il botto grande che farà AMD, perché cambierà ancora il layout interno, si passerà ai 5 nanometri, ci saranno probabilmente i supporti per le DDR5, forse non nel 2021 ma nel 2022, e quindi diciamo che i cicli di produzione di GPU e CPU funzionano così. È la stessa cosa che più o meno fa Intel tutti gli anni. Intel non è che caccia nuove tecnologie per le nuove CPU. Arcane, oh, grazie mille, ti sei abbonato. Diciamo che Intel... Ringraziamo Arcane per la nuova emoti. Sì, infatti. Grazie mille. Diciamo che grazie, grandissimo Ernesto. Intel ogni anno non ha portato nessuna tecnologia nuova sul vassoio. Anzi, Intel ha semplicemente preso, era arrivato praticamente alla serie, se guardate dalla serie 3000 fino ad oggi, è semplicemente uno strizzare all'osso le performance che c'erano già in quell'architettura. E ovviamente dopo 6 anni che tu... erano 6 anni? Sì, circa 6 anni che tu presenti la stessa CPU, grazie al cavolo che raggiungi 5 GHz. Te lo meriti, grazie mille, sei fin troppo gentile, davvero. Ciao Paolo, buonasera, non t'avevo visto. Non so se l'hai detto già, ma tu passerai ai Ryzen 5000? No, non credo. Io ho un 3950X, quindi non sento davvero il bisogno. Nuovo socket, nuova scheda madre, forse anche RAM per i processori Zen 4? È possibile. Zen 4, quanto detto da AMD...
avrà un processo produttivo a 5 nanometri. Oltretutto, forse nel 2022 avrà il supporto alle DDR5, perché con i 5 nanometri tutto il, la CPU diventa molto più efficiente. E dato che ormai ci lavora da un bel po' sui Ryzen, AMD ha bisogno evidentemente di memorie più veloci per riuscire a sfruttare meglio la nuova architettura. Il problema è sempre lo stesso. Avete bisogno o avete voglia di un upgrade? In base a questa domanda, poi sarete in grado di spendere in maniera molto più conscia i vostri soldi. Questo è tutto.